No, questo aggeggio è elettrico, solo che ci vuole una reazione nucleare per generare gli 1,21 gigawatt necessari. Che cosa ho detto? Gli 1,21 gigawatt necessari. 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Bontà divina! Dove credi di andare? Fifone! Nessuno, nessuno può chiamarmi Fifone. Ehi, si batte la fiacca oggi, eh? Eh sì, è chiaro, no? Bella, bella. L'uomo che può farmene tutti i costi non deve paura e niente. Allora, praticamente oggi non mi va di cucinare, quindi sono stato dal forno che sta vicino a casa mia, il mio forno preferito. Ho preso un po' di cose miste, no? Pizzette, cioè mattonella, pizza, insomma, oggi mangiamo così. Bello. Noi ci riscaldiamo tutto, eh? Sento ancora addosso le tue mani. Buonasera, ciao community, ciao. Un abbraccio alla gattina, bella, 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 da parte di Giovanni in provincia di Milano. Allora, ci andiamo a mangiare una bella mattonella. Questa è con provola affumicata, zucchine e prosciutto. Poi un bel trencettino di pan brioche. Quello dolce, diciamo, semidolce con prosciutto e formaggio, prosciutto cotto, e vai. Un bel pezzettino di, questa è focaccia con le cipolle. Mi sono fatto avere un trancettino piccolino, beh, ci stanno cipolle, capperi e tonno. Questa è buonissima, ragazzi. Un paninetto con le olive, che ci sta alla grande. Buonissimo. Allora, è tanto che mancava questo tipo di location, stavo un po' in giro, un po' qua, un po' là, siamo tornati un attimo, eh? Micina, allora cominciamo con la mattonella, eccola qua, l'ho riscaldata quindi un po' più morbida, che poi alcuni amici mi hanno detto, sì, ma quella è la parigina. Sì, somiglia alla parigina, solo che la mattonella, questa qua che fanno qui da me, c'ha la sfoglia sia sotto che sopra. Invece la parigina sotto c'ha l'impasto tipo della focaccia, della pizza, e solo sopra c'ha la sfoglia. Comunque, prosciutto, provola affumicata e zucchine. Alla vostra. Buona, buona, buona. Il pan brioche. Vedi, ci sono delle righette che l'ho fatto alla piastra. È buonissimo. Così per parlare, stavo vedendo un po' su YouTube, no? Sai, i video dei food blogger, quelli che mangiano, che stramangiano, no? E ci stava uno che seguo, no?
Stavo vedendo un suo short, che fa solo quei video di un minuto, no? In pratica fa questo short, questo video corto, però lo fa a metà. Cioè, nel senso, parla di una cosa, poi la interrompe a metà e dice: per vedere la continuazione del video, seguitemi anche sul canale di Ora, su Twitch, non lo so dove cavolo ha detto. Insomma, non era caricato su YouTube, l'altra metà era caricato su un'altra piattaforma, no? Ma ok, io gli mando un messaggio, no? Tu mi risponde pure. Questo è uno di quelli che ha 300, non mi ricordo, 300.000 followers su YouTube, no? Uno dei grandi, tra virgolette, no? Mi dico, scusa, ma perché hai fatto il video a metà? Scusa, tu, un followers tuo di YouTube, no? Che fare? Lo costringi a scaricare un'altra applicazione, no? Se uno per tanti motivi non la può scaricare, non se la vuole scaricare, no? Fallo completo il video su YouTube, almeno cioè, per rispetto di chi ti segue su questa piattaforma, no? A risposta sua, sai qual è stata? Sì, ma io lavoro su diverse piattaforme. Vabbè, magari ci sta pure, ma questo, no? E dice: sei follower di YouTube, se mi vuole vedere il video completo, capito? Mi seguisse pure sugli altri social. Cioè, quasi. Ho detto io, ma perché fai così, no? E lui, sai che mi risponde: sì, ma del singolo followers su YouTube io non me ne faccio niente. Che risposta è? Cioè, capito, io, raga, o sarò io, cioè, io di questa risposta ci sono rimasto proprio basito proprio. Poi ho chiuso là, capito, la conversazione, non ho manco più risposto, lascia perdere, ho detto io, ma manco lo voglio seguire più a questo, capito? Però certi grandi, tra virgolette, youtuber, devono capire che dietro, la dicitura iscritti, non ci sono chicchi d'uva o chicchi di riso, capito? Ci sono persone che vanno rispettate, vanno trattate come persone, no? Non solo come numeri così. Vabbè, chiuso parentesi. Alla vostra, ragazzi. Pambrioche finito. Ci sta. Focaccina con le cipolle, eh? Antibacio, cipolle, questa si usa parecchio da noi nei forni, quindi la si trova, no? Non tutti la fanno, però questa la fa pure buona, ma questo forno è il numero uno per me. Come dicevo prima, cipolle, capperi e tonno. Un viaggio, forse è troppo piccolo come si è fatto fare, mannaggia. Vabbè, alla vostra. Ah, e olive stanno pure qua. Devo farmene fare un pezzo molto, molto, molto più grande di questo. Poi l'impasto è perfetto, raga. Cipolla. No! È cascato, vabbè, già mettiamo lo stesso. Vai. Paninetto con le olive da appoggio. Questo sapore di pane e olive
Non so se magari fosse solo a me, però mi dà un po' di nostalgia perché mi ricorda quando stavo a casa di mia nonna, capito? Che mi dava, quando c'avevo fame, mi dava pane e olive. Mangio un po' di pane e un po' di olive, mi ricordo. Mamma mia. È tipo pane e pizza. Poi ci stanno delle olive, eh. Buono. L'oliva l'abbiamo raccolta. La cascata. Finito. Mi piace pranzare così pure ogni tanto, eh? Però roba buona comunque, eh? The Ultimate, The Atom Warrior. Atom Warrior. Mi è venuto in mente quando ero un po' più piccino. Questi classe 80, 90 magari mi possono capire quando ci stava il catch. Noi bambini chiamavamo il catch Hulk Hogan, Ultimate Warrior, chi stava più? Andrew the Giant, mamma mia che tempi, che stava quello lì che faceva il telecronista, che faceva pure lo spot della Lipton Ice Tea, numero uno. Mamma mia che tempi, mamma mia, quando stavo il catch, mamma mia. Io ero proprio un fan di Hulk Hogan, cioè avevo tutti i pupazzetti. Beh, bei tempi, bei tempi. Ok, finito, però poteva mancare il dolce. Ladies and gentlemen e gentlemen, crostata con la cioccolata, però non è cioccolata tipo spalmabile sopra, è tipo pasta di cioccolato. L'ho visto, ho detto, vai, fammi assaggiare, vediamo com'è. Non so se si vede. Mamma mia. Buonissimo. È un po' scettico, perché preferisco quella con la Nutella spalmabile sopra. È una specialità, oh! È pasta di cioccolato, no? Guardate com'è! Ma è fantastica! Sembra, somiglia tipo alla pasta di mandorle, però al cioccolato proprio violento, no? La specialità. Salute! La specialità, oh! Raga, questo impasto al cioccolato che sta sopra. Mamma mia, sta di nocciola, cioccolato, molto umido come dicevo. Ci sta. Un dolcetto a fine pasto. È proprio la ciliegina sulla torta. Sta crostata. Is approved. Ultimo. Buono. E per oggi è tutto.
da me e dalla vicina un saluto e alla prossima.